Ciao, e oggi ti voglio parlare di un libro molto 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 particolare. Il libro in questione costa 15,90 euro, è della Longanesi e gli autori, perché sì, è un libro creato a quattro mani, sono Francesco Dominelli e Alessandro Locatelli. Il libro in questione è questo: Storie di sfigati che hanno spaccato il mondo. Hanno una pagina Facebook, se i social network fossero sempre esistiti, e loro sono simpaticissimi. Allora, di cosa parla il romanzo in questione? Non ricordo se sono 20, mi pare siano 20. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Sì, sono 20 personaggi famosi, 20 personaggi realmente esistiti, che sono diventati famosi, ma che fatica. Perché dico così? Perché noi, se io ti nomino solo qualcuno di questi personaggi, diciamo, cacchio. Marilyn Monroe, Freddie Mercury, vabbè, Virginia Woolf, Frida Kahlo, Van Gogh, poi vediamo tra Charlie Chaplin, Giacomo Leopardi, Giovanni Pascoli, Cesare Pavese. Questi sono solo alcuni degli autori, cioè dei personaggi citati in questo volumetto, che volumetto poi non è neanche proprio piccolino, perché conta la bellezza di 295 pagine scritte comunque così. Quindi, cioè, ce n'è. Quindi ti dicevo, già solo a nominare questi personaggi dici Figaro, dei signor personaggi, sì, ma la fatica che hanno fatto per arrivare là dove sono arrivati non è indifferente. Questi personaggi, tutti questi personaggi, infatti, sono veramente degli sfigati e probabilmente, tipo di alcuni, mi è quasi fatta. Cioè, alcuni mi hanno veramente fatto pena, tipo Charlie Chaplin. Io è un personaggio che associo molto a mio padre, perché mio padre è un grande appassionato di cinema e Charlie Chaplin ha fatto la storia del cinema, perché è passato dal cinema muto al cinema fatto appunto di suoni, di parole, e non a caso nell'ultimo lockdown è stato usato una sua parte, messo insieme così, del suo monologo del dittatore, del film Il Dittatore, il grande dittatore, scusa, per la pubblicità della Vodafone, mi pare. Vabbè, comunque sia, ha fatto veramente dei grandi film e sicuramente non ha avuto una vita facile, cioè nessuno di loro ha avuto una vita facile e appunto per questo erano etichettati come degli sfigati. Però nel perseverare, insistere in quello che credevano essere effettivamente il loro punto di forza, sono diventati quel che noi oggi riconosciamo, quindi dei capolavori di persone, che appunto si va dall'arte proprio pittorica, vedi Van Gogh, al cinema, Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Frida Kahlo, anche lei con la sua vena artistica, Pavese, Leopardi a livello di scrittura, c'è anche Charles Bukowski, di cui io non ho letto nulla, però vabbè. E comunque sia, mi sono resa conto che il discorso che facevo, non mi ricordo più per quale libro? Ah, forse per quello di Aladdin. Il discorso che appunto facevo riguardo cui. Cioè, riguardo cui. Io non so più parlare, scusami. Ho una stanchezza addosso. Comunque.
Il discorso che facevo, in cui dicevo appunto che noi siamo le persone che siamo finché va tutto bene e poi subentra un qualcosa che scatta proprio in noi, succede anche al contrario. E qui c'è la dimostrazione. Persone, personaggi che non hanno avuto niente dalla vita e che poi trovano il successo, si sentono quasi onnipotenti. Non è il caso di Marilyn Monroe, attenzione, ma di Bukowski, di Charlie Chaplin e aspetta, chi altro? Non mi ricordo più chi. Ce n'era un altro che avevo letto che mi aveva un attimino sconcertato, vabbè. Loro, per esempio, hanno avuto un cambiamento radicale all'opposto, cioè finalmente ho il potere, finalmente posso essere io a comandare la mia esistenza e perché no, anche quella degli altri. Charlie Chaplin, per esempio, è stato un grande amante, ma è stato un amante quasi sbagliato perché non andava con quelle della sua età, ma a volte anche con delle ragazzine. Questa cosa, cioè, mi ha veramente turbata questa cosa perché dico, ok, ma cioè, torniamo indietro di diversi anni. Noi ci scandalizziamo adesso, ma questa cosa qua c'è sempre stata, a quanto pare. Vabbè, una cosa che ho apprezzato tantissimo di questo volume, non è solo il fatto che appunto si analizza la storia di personaggi famosi, rivelando, a parte Freddie Mercury, che essendoci è stato il film, c'è cioè ben poco da rivelare, diciamo, però si rivelano appunto dei retroscena che è solo scavando, andando ad informarsi, che salterebbero fuori, altrimenti uno si ferma all'icona del personaggio, appunto, ciò che ha fatto, la storia che ne ha fatto, di lui appunto un personaggio famoso, ma di sicuro non si va al passato. La penna dei due autori, cioè, è da sbellicarsi, perché è veramente da sbellicarsi. Io da sola mi sono fatta di quelle risate, cioè, anche nel dramma, perché anche mentre leggevo di Charlie Chaplin, che ripeto è il personaggio che forse mi ha sconcertato più di tutti, ma vabbè, forse è perché lo associo anche appunto a questo monologo così profondo che ha fatto del grande dittatore, che tra parentesi ha proprio preso per il culo Hitler, sostanzialmente, quindi cioè, voglio dire, un uomo con i contro, ecco. Il fatto che appunto lo associo a questo probabilmente mi ha un attimino destabilizzato, perché dico, ma come? Cioè, puoi essere la stessa persona? Comunque sia, mi sono fatta di quelle risate, tant'è che mio marito ogni tanto mi diceva, ma stai bene? Perché io ridevo da sola, ecco, ma proprio così. Comunque, allora, ti dico subito che ogni capitolo, quindi ogni, a parte l'introduzione, che già con l'introduzione poi te ne leggo un pezzetto giusto per farti capire, si apre così, per esempio, il primo personaggio, Charles Bukowski, sono 3-4 righe di presentazione del personaggio, per esempio, alcolizzato, diventa un autore di successo, condividendo con i lettori i particolari della sua vita sessuale, intestinale ed epatica. Subito dopo c'è una immagine in cui appunto si associa, in questo caso appunto il bicchiere di alcolico con la battuta, il dottore ha detto solo un bicchiere al giorno, e così per ogni personaggio, per poi, dice tutta la storia, concludersi con la curiosità. Ok? Vedi che poi ogni capitolo si ripete così. Ed è fantastico, per farti capire, quello dopo Bukowski è Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, quindi neanche il primo cretino che è passato, ma vabbè. Pittore si aggira per lo stivale prendendo più schiaffi e denunce e denunce e denunce di un figurante di forum, creando nel frattempo una serie di opere scandalose e memorabili. Cioè, io già solo così ero feliciona. Ma l'introduzione è qualcosa di fenomenale.
Cari amici, benvenuti tra le pagine di questo libro. Alcuni di voi ci hanno conosciuto sul web attraverso le paradossali conversazioni della pagina Facebook, se i social network fossero sempre esistiti. Con alcuni ci siamo già incontrati tra le righe dei grandi classici riveduti e scorretti, altri ancora non ci conoscono affatto. E io, tra parentesi, questo libro l'ho già messo in wishlist. Poco importa. Ciò che segue a questa introduzione è un'altra grande avventura che stavolta ci porterà nella tortuosa esistenza di 20 sfigati che hanno spaccato il mondo. Considerando che se siete arrivati fino a qui, si suppone che almeno il titolo lo abbiate letto, lasciateci mettere le mani avanti come quelli che ballano la Macarena e fare una precisazione. E qui va avanti, cioè, io già solo con l'introduzione ero stata conquistata, quindi. Vai a sbirciare la pagina Facebook, vedo se riesco a inserirtela nel link qui sotto. E veramente, cioè, questo se lo trovi in libreria per l'estate. Allora, premetto che non è un libro che io ho letto tutto d'un fiato, perché comunque tra una risata e l'altra c'è del vero in queste storie, quindi. Le sofferenze che hanno vissuto questi personaggi non sono proprio sofferenze così della serie ho suonato il campanello e mi hanno detto no, ecco, ma veramente anche problemi familiari, vedi alcolismo, violenza, povertà, chi più ne ha più ne metta, c'è veramente di tutto. La più famosa conosciuta sappiamo essere Virginia Woolf, è l'ultima e di sicuro lì c'è ben poco da sapere. Perché se uno appena appena conosce il personaggio, anche solo a livello delle sue opere, sa che è stato un personaggio molto disturbato, quindi già solo vedendo la fine che ha fatto, insomma, ecco. Però questo è un libro che ti presenta davvero degli sfigati che però hanno insistito e alla fine ce l'hanno fatta. Quindi, secondo me, potrebbe essere una bella lettura per l'estate. Una lettura che ti può accompagnare così, magari spingendoti a fare un po' di più e a non demordere nel momento in cui anche tu ti senti un grandissimo sfigato. Quindi, bene, io spero che questa mia introduzione a questo libro ti possa essere stata d'aiuto e ti mando il mio solito enorme bacione e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!